Bene, rieccoci qui all'ultimo appuntamento, non di certo per minore importanza, degli incontri che abbiamo fatto oggi come primo giorno della Fondazione per Leggere. Prima ho introdotto Maria Cristina citando la Terra dei Cachi di Elio Storietese, e Cristina ha chiuso con il Prisma, quindi la copertina di The Dark Side of the Moon, capolavoro di Pink Floyd del 1973. Il grafico che disegnò quella copertina spiegò a un certo punto, anni dopo, perché non si era usato farlo prima, il motivo per il quale aveva fatto questo prisma, e raccontò che questo triangolo rappresentava l'uomo, la luce bianca che appare da sinistra era la vita, e l'arcobaleno che formava questo prisma erano le idee dell'uomo. Le idee che qui vengono declinate da Francesca Semplici in comunicazione. Quindi, come facciamo a comunicare le nostre biblioteche, i nostri libri, a promuovere i nostri eventi? Chi lo deve fare? Il bibliotecario? L'uomo con le sue idee? E come lo deve fare? Ci sono i social network, ci sono i volantini, ci sono le grafiche, ma tutto deve partire da un ragionamento che sta alla base. Quindi ci sono chi? I bibliotecari, che possono anche essere dei book influencer. Francesca Semplici ci proporrà una possibile collaborazione tra queste due figure partendo dall'esperienza della biblioteca di Bubbiano. Un grosso applauso a Francesca, che è emozionante. Grazie Federico, grazie per l'applauso di incoraggiamento e grazie per aver resistito fino adesso, perché sono le 5 passate e abbiamo anche la musica di sottofondo a cullarci un pochino. Io sono Francesca Semplici, sono responsabile della Biblioteca Comunale di Bubbiano, che è un piccolissimo paesino alle porte appunto di Bubbiano, e collaboro anche con altre realtà del territorio per quanto riguarda la comunicazione sui social media. Oggi vi porto appunto l'esperienza fatta a maggio e giugno del 2020 della Biblioteca di Bubbiano appunto con quelli che ormai vengono definiti book influencer. Ma prima di parlarvi nel dettaglio dell'esperienza, vi vorrei parlare un pochino di Bubbiano perché ovviamente va contestualizzato. Bubbiano è una piccolissima realtà alle porte di Milano, quindi siamo a Milano Sud, che conta poco più di 2.400 abitanti, quindi vedete bene che è proprio un paesino molto piccolo, ma come tante realtà simili, vede nella biblioteca un centro di aggregazione e partecipazione molto attivo. Infatti vi porto i dati di 3 anni solari, che sono il 2018, il 2019 e il 2020, e come potete notare l'indice di impatto nel 2018, che sappiamo tutti cos'è l'indice di impatto e quindi la capacità della biblioteca di saper andare incontro alle esigenze informative della propria utenza, della propria cittadinanza, era al 48%. Nel 2019 siamo al 49,75%, nel 2020, nonostante 4 mesi di chiusura della biblioteca stessa, le pochissime ore di apertura, perché come vedete sono solo 13 e mezzo, siamo oltre il 50%. E altro dato assolutamente interessante è l'indice di prestito, quindi la capacità di promuovere la propria raccolta bibliotecaria, che nel 2018 era il 3,15%, nel 2019 il 3,14%, quindi si è assestata più o meno sullo stesso livello. Ovviamente nel 2020 è crollata. Crollata all'1,98, ma rimane di 8 punti percentuali superiore al valore medio. Ed è partita Bene. Cos'è successo? Il panico della diretta è partito tutto. Non vedo più le slide. Dove sono finite le mie slide? Giusto perché in realtà il mio intervento è breve, questo è fatto tutto apposta per allungare il tutto, eh? Certo, conveni stilini. Vado con PowerPoint. Vado su PowerPoint. Ovviamente nessuno sta sentendo niente, sono solo in diretta.
Adesso parlo di competenze digitali e non riesco a fare il schermo intero. La butto sul ridere perché sono le 5 e un quarto e siamo tutti stanchi. Ok, dicevamo, 2020 1,98% e rimane comunque di 8 punti percentuali superiore al valore medio per le cittadine, per le comunità al di sotto dei 10.000 abitanti. Quindi potete vedere che Bubbiano, nonostante sia veramente una realtà piccola, ha nella biblioteca un punto di riferimento e avrei potuto portarvi anche i dati degli incontri, degli eventi fatti in presenza, ma veramente poi mi sparevate perché andavamo troppo oltre. In questo clima comunque partecipativo e collaborativo da parte della popolazione, si è pensato a cosa poter fare alla riapertura della biblioteca a maggio 2020, perché siamo stati lontani dalla biblioteca per oltre 2 mesi, senza poter fare alcuna attività. Alla riapertura sicuramente non avremmo potuto fare attività in presenza, quindi andava studiato qualcosa di diverso. E da qui è nata l'idea di fare una rassegna online, quindi su Instagram, sul profilo Instagram della biblioteca, primo per spingere il profilo Instagram e secondo per rapportarsi con coloro che della promozione online del libro ormai sono gli esperti massimi del settore, ovvero i book influencer, quelli che vengono definiti i book influencer. E qui vi porto 2 citazioni. Di Giulia Ciarapica, che nel 2018 ha scritto il libro Book Blogger, scrivere di libri in rete, come, dove, perché, che cita proprio un pezzettino del libro ed è: i book blogger o la loro evoluzione più recente, book influencer, sono prima di tutto lettori che ogni giorno leggono, studiano e condividono le proprie passioni e interessi. E sempre la Ciarapica, in un'intervista a Libreriamo, proprio per la promozione del libro, afferma: ciò che conta in ogni caso è che in questa varietà nessuno tratta la materia con superficialità. Opinioni, riflessioni, giudizi dettati dal gusto personale, niente viene lasciato al caso. E secondo me la parte più interessante di queste 2 citazioni sta proprio nella coinvolgimento emozionale che book influencer sanno trasmettere in maniera efficace attraverso i loro contenuti online per creare quella che poi è la base in realtà dei social network, ovvero la community. Una community ben coesa, una community sempre in crescita e una community che è molto partecipativa, sia nei post che nei commenti, che nelle dirette, che nelle interazioni, che in varie attività che dopo andrò ad elencare. E partendo proprio dall'analisi di in realtà di chi sono i book influencer oggi, ho deciso un attimino di partire prima di fare la rassegna, perché ovviamente bisognava capire con chi andare a rapportarsi. E la prima cosa che ho notato è che il rapporto di forza di interesse nella rete non si basa mai su un'interazione verticale o sul rapporto di forza. È in realtà uno stile orizzontale, che usa un linguaggio fresco, un linguaggio anche qualitativamente adatto al social e alla community a cui ci si vuole riferire, e soprattutto post e immagini ben chiare che vogliono andare a puntare su determinate emozioni e sentimenti da parte di chi sta dall'altra parte dello schermo. Ed è sono interessanti anche 2 rapporti, 2 studi, del 2019 e del 2020, proprio dell'Ufficio Studi AIE, quindi l'Associazione Italiana Editori, che seppur riguardano l'acquisto del libro, in realtà noi bibliotecari possiamo usarlo anche per capire un attimo le tendenze, le abitudini dei nostri lettori. Infatti nel 2019 il 59% degli interessati afferma di essere influenzato nell'acquisto di un libro dalla pubblicità in rete. Nel 2020, solo un anno dopo, è salito del 5% questo dato, quindi siamo al 64%, si dichiara molto influenzato dalle segnalazioni e recensioni sui social. Quindi potete vedere come questo dato in realtà è in costante crescita. Ora, non c'è un dato del 2021, ma io metto quasi la mano sul fuoco che il dato è ancora in trend positivo. E proprio di community, come prima vi stavo accennando, ormai hanno fatto la loro base, il loro punto di forza. Perché? Perché chi racconta di libri online ha ormai un ruolo strategico nel trasformare
giovani, i lettori, ma non solo. Perché le community ormai non fanno parte soltanto i ragazzini, i millennials, ma troviamo persone che hanno anche oltre 50 anni di età. Ad esempio, vi porto un altro dato statistico che riguarda TikTok, che è uno dei social network più recenti, nato nel 2016, e l'hashtag BookTok Italia conta ben oggi 102 milioni di visualizzazioni. Questo è un dato di agosto 2021, seguito da BookTok Italia con 30 milioni e BookTok Italy con 5 milioni. Ora, chi conosce TikTok sa che TikTok è un social molto veloce, è fatto da brevi video in cui appunto si parla, si presenta massimo 30 secondi, 60 secondi. Quindi vedere questi dati in realtà fa un po' impressione, perché credo che nessuna biblioteca che utilizza social arrivi mai a 102 milioni di visualizzazioni su un post. Ma ovviamente prima dei social media e dei social network, perché sappiamo benissimo che YouTube è nato nel 2005, Instagram nel 2012, non parlo di Facebook perché ormai Facebook non viene più utilizzato per questo tipo di attività, e TikTok invece appunto del 2016, c'era il blog letterario. Blog letterario che sembrava dovesse far scomparire i giornalisti professionisti delle recensioni dei libri, invece così non è stato. I blog oggi esistono, verrebbe più da dire che sopravvivono, perché sono sì seguiti, ma non più come i social. Infatti ogni book blogger, che è il nome ormai standardizzato di chi scrive sui blog, non può non relazionarsi con gli altri social network. Mentre i book influencer appunto nascono prima con l'avvento di YouTube e che si concludono poi con TikTok, che soprattutto in Italia negli ultimi 2 anni ha avuto un boom da questo punto di vista, e sono ormai dei veri e propri ambasciatori della lettura, capaci di influenzare nelle scelte letterarie, con recensioni positive o negative, e soprattutto ormai sono diventati il primo canale di comunicazione e di organizzazione eventi per le case editrici. Questo è un dato che noi non possiamo sottovalutare. E vi porto due esempi. Siamo a Roma 2019, ma potrei aver portato anche la schermata di Milano 2019, il tour promozionale della trilogia pubblicata da Mondadori, di J. Christophe, The Never Night Chronicle. L'organizzazione delle incontri dal vivo, perché ancora si potevano fare incontri dal vivo nelle librerie, è stata data completamente in mano ai book influencer. Nella foto vediamo Tiffany, che è questa ragazza, di Miss Fiction Books, canale YouTube e pagina Instagram, che conta ben 26.000 follower su Instagram e più di 17.000 iscritti sul canale YouTube, e la ben più famosa Elenia Zodiaco, che conta ben 51.000 follower su Instagram e 76.000 iscritti su YouTube. Voi pensate alla mole di persone che li seguono e che loro riescono a movimentare verso alcune letture. Il loro grado di influenza. Ma ancora prima c'è stato marzo 2017, quello che fu tempo di libri, con la presentazione dell'ultimo romanzo di Rachel Maddow, autrice americana famosa in Italia per la serie Vampire Academy. E qui la casa editrice ha dato completamente in mano l'organizzazione dell'evento, quindi pensate a una fiera del libro, comunque potrebbe essere il salone del libro, a dei blogger e dei book influencer. Completamente il dialogo con l'autrice, le domande, la moderazione con il pubblico. E qui abbiamo avuto Selene di Leggere Romanticamente, che al momento conta 13.000 follower su Instagram, e la ben più nota Jessica di Jessie in Wonderland, che ne ha ben 21.005, è in costante crescita. Oltre ovviamente ad Anita Book e Sabrina del Libro Fatato. Questo è semplicemente per portarvi un attimo il contesto in cui ci stiamo muovendo e soprattutto in cui ci siamo mosse ad aprile e maggio 2020. Quindi sapere chi contattare, sapere come muoversi, come contattarli, con chi si andava a parlare. E appunto la pandemia ci ha assolutamente obbligati, lo sappiamo tutti, a cambiare un pochino il nostro modo di lavorare. Abbiamo dovuto chiudere l'accesso agli scaffali agli utenti a maggio. Non abbiamo potuto promuovere la raccolta come avremmo voluto, la nostra raccolta libraria. E quindi cosa fare di diverso? Con chi rapportarsi in questo variegato e complesso mondo della promozione dei libri online, se non con coloro che ormai di questo lavoro ne hanno fatto proprio la ragione di vita?
perché alcuni di loro proprio ormai è diventato un vero e proprio lavoro. E quindi appunto si è deciso di intensificare i social, come sappiamo tutti, come abbiamo fatto tutti ovviamente, e dialogare con chi appunto di questo ormai lo fa quotidianamente. Quindi si è deciso però innanzitutto di puntare su un target ben preciso di riferimento, su una fetta di pubblico ben precisa. E come vedete dalla slide, la fetta di pubblico prescelta sono coloro che in biblioteca a un certo punto spariscono dalla nostra vista, che li rivediamo poi cresciuti con figli ormai adulti, ovvero gli adolescenti e i giovani adulti. Pertanto ad aprile del 2020 abbiamo preso contatti con 6 book influencer. Declino il termine ovviamente book influencer, ma erano booktuber, book instagrammer e anche book blogger, che si occupano principalmente di lettura, di letteratura young e new adult. E sono appunto questi. Arianna del filo d'Arianna, Eleonora di Vivere tra le righe, Valerie di Valerie TK, Mirko di Mirko Smith Books, Vanessa dei libri sono un antidoto alla tristezza e Francesca di libri e libretti di bracci. 6 persone diverse, 6 personalità diverse, 6 incontri completamente diversi. Ad esempio, con Arianna del filo d'Arianna, che tra l'altro il nome prende proprio il spunto dal mito di Teseo e Arianna, ce l'ha confessato durante la live, abbiamo parlato prima dei consigli di lettura, del suo avviato ormai gruppo di lettura, il filo dei classici, che appunto è volto alla scoperta e alla riscoperta dei classici della letteratura per ragazzi e non. Ad esempio hanno letto Casa Howard, La mia famiglia altri animali, Anna di Amvollea per citarne alcuni, oppure anche alle varie Ridalon, quindi le maratone di lettura che Arianna organizza. Proprio durante la diretta abbiamo parlato della Ridalon che aveva in atto su tutte le opere di Jane Austen. Col suo gruppo di lettura hanno letto tutte le opere di Jane Austen, hanno visto i film tratti dalle opere e poi ne hanno fatto una discussione. Poi abbiamo parlato ovviamente dei consigli di lettura, questo non può mancare. E Arianna poi è specializzata non solo in letteratura young adult, ma anche in middle grade, quindi abbiamo sondato un pochino quella linea di confine che è tra la letteratura ragazza e la letteratura adolescenti. Ancora più interessante è stato l'incontro con Valerie, di Valerie TK, booktuber che nell'ultimo anno ha raddoppiato i suoi iscritti su YouTube e i suoi follower su Instagram. E con lei ci siamo focalizzate innanzitutto su come recensire, partendo proprio dal suo percorso di studi universitari. Abbiamo proprio dialogato su come scrivere una recensione critica ed efficace, ma anche su come rispondere quando si fa una recensione negativa ai fan o all'autore stesso. E questa cosa del come rispondere in maniera corretta è molto importante per noi che ci relazioniamo proprio in rete. Inoltre abbiamo parlato anche dei personaggi grigi della letteratura, abbiamo citato ad esempio Loki di Mackenzie Lee, Dio degli inganni, che era stato proprio protagonista di un libro Young Adult pubblicato lo scorso anno a ridosso della live. Abbiamo parlato di graphic novel, di manga, dai classici del genere come Il giocattolo dei bambini, più conosciuto come Rossana, quindi stiamo parlando di un manga degli anni 90. Uno dei migliori shoujo. Se voi non sapete cosa è lo shoujo, è un target addirittura focalizzato su ragazze, adolescenti e post-adolescenti in Giappone, Death Note, oppure i più recenti The Promised Neverland o anche Orange. E abbiamo parlato anche di romance. Tutte queste sono comunque considerate letteratura, se non di serie B, addirittura di serie C o D o Z. E abbiamo anche analizzato il perché sono considerate tali. Perché vengono discriminate come letture? Perché vengono spesso attaccate le book blogger, le book influencer, le book instagrammer su internet quando parlano di romance. Eppure, parlando di romance, ma anche di graphic novel stesse, abbiamo fatto l'esempio di Heartstopper. Heartstopper di Alice Osman, se non lo conoscete, è una serie in 6 volumi pubblicata da Mondadori, sono fermi al 4º volume, che parla di bullismo. Parla di disturbi alimentari, parla di identità sessuale, ma parla anche di accettazione, di amicizia, di crescita. Quindi sono tutti argomenti in realtà che sono propri degli adolescenti a cui questa graphic novel è rivolta. Quindi perché discriminarla? E non per ultimo abbiamo lasciato Mirko proprio anche qua per spaziare un pochino e dare anche una quota azzurra degli incontri.
con Mirko abbiamo parlato del rapporto con le biblioteche e la lettura. Perché quando parlate di book influencer non potete non considerare che loro non sono lettori forti. Sono fortissimi lettori. Se in Italia consideriamo un lettore forte uno che legge 12 libri all'anno, questi viaggiano su una media che va oltre i 100 libri all'anno. Quindi per le biblioteche, indice di prestito, sarebbe una manna dal cielo, tra l'altro, avere tutti i book influencer in biblioteca. Quindi abbiamo parlato del suo rapporto con la lettura, cosa l'ha spinto da bambino, le prime libri che è andato a scegliere in biblioteca. Abbiamo ripreso in mano il battello a vapore, la serie azzurra, che non vedevo da anni. Abbiamo poi parlato sempre di discriminazione letteraria, in questo caso di fantasy, perché anche i libri fantasy, come romance, come graphic novel, come manga, vengono discriminati sui social e non. Ovviamente non considerando gli autori ormai considerati classici e intoccabili della letteratura di genere. E proprio da lì siamo partiti per fare in realtà un excursus da Tolkien. Abbiamo parlato di Herbert, abbiamo parlato anche di Sanderson e perché no, del Bardugo. Quindi abbiamo avuto 6 incontri completamente diversi che hanno dato spunti di riflessione, spunti di lettura, perché ovviamente ogni live si è conclusa con dei consigli di lettura. E poi abbiamo dovuto tirare le somme dopo queste 6 attività. E abbiamo guardato sia i pro che i contro. Ovviamente le vetrine tematiche, perché aver avuto dei consigli di lettura e non aver preparato delle vetrine tematiche non avrebbe avuto senso. Tra l'altro i libri consigliati, a parte un paio, sono tutti libri già editi da tempo. Quindi anche chi magari considera i book influencer come personalità che vanno incontro alla moda del momento, all'ultimo libro uscito, andrebbero un pochino riviste le cose. Perché ad esempio c'è Bunker Diary, che è edito parecchi anni fa, parecchi. Oppure anche addirittura la serie di Chris Colfer della Terra delle Storie, anche questa ha i suoi anni. Abbiamo poi valutato le interazioni durante le dirette, perché la cosa bella è stato non solo il dialogo tra me e ovviamente loro, la curiosità, le chiacchierata, ma è stata proprio anche le domande del pubblico da casa, che non potendo partecipare dal vivo, a posto. Mi viene in mente che ad esempio Mirko, poverino, è stato tartassato su Sanderson. Mirko ne parla tantissimo nei suoi video, è un grandissimo esperto dei libri di Sanderson, e per un quarto d'ora non abbiamo potuto parlare di altro, praticamente, dalle domande che gli facevano, su quale libro iniziare, qual è secondo te la sua serie migliore, quando uscirà il prossimo libro di Sanderson, e via. E soprattutto poi l'immagine della biblioteca. Perché il nostro brand online doveva cambiare. Non potevamo più essere spettatori. Dovevamo essere parte attiva dei social. Dovevamo essere qualcosa che si muoveva. E così abbiamo pian piano iniziato a farlo. Ma soprattutto ci sono state ripercussioni anche nel presente, chiamiamolo così, nel 2021. Perché? Perché abbiamo avuto richieste da altri book influencer di essere intervistati. Stavolta siamo stati noi a essere contattati. E abbiamo deciso però di farne solo una quest'anno per ragioni anche organizzative, poi perché vorremmo provare magari nel 2022 a fare qualcosa di diverso, magari anche in presenza. E abbiamo appunto selezionato Jessica di Jessie Wonderland, se la ricordate dalla slide di Tempo di Libri. Con lei abbiamo parlato di, ovviamente, romanzi young adult, abbiamo parlato di film e serie TV, abbiamo parlato anche di libri in lingua inglese, come approcciarsi alle lingue e ai libri in lingua originale, perché comunque è un qualcosa che fa paura ai ragazzi e non. E abbiamo anche parlato di convention, di eventi letterari, che forse stavano per tornare a essere finalmente riorganizzati dal vivo. E abbiamo avuto, come potete vedere, ben 200 partecipanti durante la live. A un certo punto ho dovuto interrompere, perché anche le domande erano incalzanti, richieste, ed è stata una chiacchierata comunque molto bella e interessante, che ha dato tanti spunti di riflessione. E poi soprattutto le visualizzazioni dopo. E credetemi che con Instagram non si sgarra. Non posso, cioè, una persona, anche se guarda più volte la stessa live, non viene conteggiata. Quindi lì non è come YouTube che uno può farlo andare in loop. Qua non si sgarra. Erano precise 433 visualizzazioni post live, post diretta. E poi questo ovviamente è un dato di agosto. Le dirette sono state proposte in altre realtà. Ad esempio l'abbiamo proposta alla Biblioteca di Buccinasco, che mi ha dato il permesso di essere citata. A
alla biblioteca di Vicinasco. E poi, seppur è un dato veramente piccolo, però dovete sempre rapportarlo al contesto bibliotecario in cui ci stiamo muovendo, quindi una cittadina di 2.400 abitanti, Bubbiano, nel 2020, quindi ricordo, periodo disastroso con la chiusura di 4 mesi, abbiamo avuto in media 23 prestiti in più della narrativa adolescenti, che non è poco considerando il blocco del catalogo editoriale che si è smosso a giugno, 4 mesi di chiusura e tutte le problematiche ovviamente anche di accesso alla biblioteca stessa. Ma se abbiamo visto il passato, abbiamo visto il presente, quali prospettive per il futuro? E qua io me la sono un po' chiesto, perché è vero che è stata avviata una collaborazione e sicuramente deve essere intensificata, ma in che modo? In che direzione si vuole andare? E io qua ho fatto semplicemente delle proposte, ho buttato giù qualche idea. Sicuramente sarebbe bello poter organizzare delle rassegne dal vivo, perché appunto quando parliamo con i book influencer, o come sarebbe più corretto chiamarli, content creator, perché di fatto il content creator è chi si occupa a tutto tondo della comunicazione digitale del brand, quindi dall'ideazione, dalla programmazione, dalla realizzazione dei post, e quindi di fatto è quello che fanno loro. Definirli forse influencer è quasi riduttivo. Sarebbe bello poterli organizzare anche su temi specifici, diversi, proprio per quella varietà di cui parlavamo prima. Cioè, io adesso vi ho citato alcuni booktuber, book influencer che si occupano di letteratura young e new adult, ma veramente c'è di tutto, c'è chi si occupa solo di classici, solo di saggi, solo di poesia, di saggistica al femminile. Mi viene in mente ad esempio Mixed Fiction Books, di cui abbiamo parlato prima, che vi ho citato nella slide con Jay Christoph. Lei si occupa molto di letteratura femminile e femminista, tant'è che ha ideato il Feminist Friday su Instagram, una giornata completamente dedicata alla figura della donna nei romanzi, nei libri e nei saggi. Sicuramente sarebbe interessante poterli coinvolgere anche in altre attività, perché non in gruppi di lettura dei ragazzi o degli adolescenti, visto che loro hanno queste community molto coese, molto partecipative, come vi dicevo prima di Arianna, del filo d'Arianna con le sue read-along, il filo dei classici, ma non è l'unica, avrei potuto citarvene di più. Ad esempio Franci di Libri, Libretti, Libracci, che vi ho citato, con cui abbiamo fatto la live, loro periodicamente, lei ha un altro gruppo di book influencer o content creator, chiamatelo un po' come preferite, organizzano dei giochi letterari su Instagram, coinvolgendo davvero tante persone. Quindi perché non coinvolgerla anche nei gruppi di lettura per adolescenti, che sappiamo essere un po' difficoltose da far partire, no? Da soli. O perché no? Magari imparare a usare meglio i social anche noi. E qui mi metto anch'io, io non sono esente dal crescere e continuare a formarmi al riguardo. Perché non imparare a destreggiarsi senza snaturare il ruolo della biblioteca? Attenzione, senza snaturarsi, però nel capire come fare post efficaci, quali parole usare. Quando prima parlavo della qualità del linguaggio, non intendevo il linguaggio ovviamente forbito, ma un linguaggio diretto, chiaro e preciso, che sia proprio dedicato a quel post, che lo vedi. Quindi perché non farsi aiutare da chi appunto della promozione online ormai ha fatto quasi il suo lavoro quotidiano? E poi perché no? Farli anche diventare testimonial. D'altronde abbiamo visto l'anno scorso la Ferragni, quando è andato agli Uffizi, c'è stato poi il boom di visite agli Uffizi, Mahmood col Museo Egizio, quindi perché non sfruttare chi di fatto già si occupa di promozione di libri online? Non stiamo parlando di qualcosa di completamente diverso da noi. E quindi io credo che davvero una collaborazione non solo sia possibile, ma necessaria, se vogliamo davvero imparare a destreggiarci, a immetterci, senza competere ovviamente, perché al momento non abbiamo i numeri per competere, è inutile girarci intorno con loro. Quindi perché non collaborare, non trovare un punto di incontro? Ho concluso, vi libero. No, davvero, ho concluso. No, giuro. Era una conclusione sulla collaborazione. Io la trovo veramente che potrebbe essere davvero utile. Proprio perché anche quel dato della formazione digitale a me un pochino preoccupava. Perché ci stiamo buttando in un mondo a parlare con i social,
nei social, senza saperne anche la differenza fra social media e social network, senza sapere cosa è un hashtag, quali hashtag usare e quali hashtag non usare per essere bloccati da Instagram. Sì, però su questo ci devi fare Va un corso a parte. bene, va bene. Io ho una domanda per Francesca. Vai. Ah, scusa, vai tu, vai, no, ci mancherebbe. Prego. Magari la stessa. Vai. Ti volevo chiedere Sì. come avete scelto o perché avete scelto proprio quei book influencer e come avete fatto a entrare in contatto con loro, quindi far sì che loro, tra tutte le persone che contattano, Certo. rispondessero proprio a voi. Avrei potuto dire per la Esattamente. mia innata simpatia, ma ovviamente non è così. Intanto, come dicevo, si è dovuto partire dal pubblico di riferimento, dal target a cui volevo rivolgermi. E quindi, andando a scegliere gli adolescenti e i post-adolescenti, quelli che vengono chiamati giovani adulti, io ammetto di essere stata un po' facilitata, perché un pochino è il mio ambito di interesse e di formazione. Però, se uno deve destreggiarsi, sicuramente non si possono ignorare le keyword, le parole chiave. Se tu devi trovare qualcuno che parla di young adult in rete, ad esempio su YouTube, che le keyword sono fondamentali e quindi avere anche un po' di base di SEO al riguardo, non possiamo non scrivere young adult. Se tra l'altro scrivi young adult, vedi che una delle prime persone che ti viene fuori è Elian Zubieco. Ti viene Mirko. E poi te ne vengono tanti altri, te ne Valerie e te ne vengono tanti altri. E poi, ovviamente, una scelta poi personale. Ho guardato i video, ho guardato i post, ho guardato le letture, ho sentito le recensioni. Quindi, proprio quando parlavo con Valerie di fare delle recensioni in maniera critica, ne abbiamo approfonditamente parlato nella diretta, proprio perché Valerie, partendo da un percorso di studi in letteratura critica, lei proprio ha studiato letteratura italiana e critica della letteratura italiana alla Normale di Pisa, giusto per farvi capire che non è che stiamo parlando con chi anche di letteratura non se ne intende, abbiamo proprio anche analizzato quello, quindi sono andata a cercare chi aveva davvero qualcosa da dire, perché ovviamente stiamo parlando di milioni di persone che scrivono dei libri in rete. Quindi sicuramente, da questo punto di vista, le visualizzazioni, i dati, gli hashtag, i tag, le etichette, chiamatele un po' come volete, le keyword, sono fondamentali per destreggiarsi. E poi sono andata a gusto personale. Invece sul contattarle in realtà è stato molto più semplice di quel che pensi. Perché nei video, nella parte informativa, ma anche di solito nella descrizione, oppure per quanto riguarda Instagram, ormai hanno tutti la bio con Compsite, se si può dire, o altri vari siti che permettono di accorpare diversi siti, diversi link, c'è la mail per collaborazione. E io ti dico che gli ho scritto ad aprile 2020, io qualche giorno dopo avevo già le risposte. Avevo già le risposte e mi avevano detto sì, tutti, proprio perché partivamo dal concetto di cambiare un po' l'immagine della biblioteca, farci vedere parte attiva. E dall'altro punto di vista, dargli voce in un ambiente che spesso è chiuso e che sembra quasi andare in competizione con loro, quando in realtà non c'è competizione, ma solo veramente una possibile collaborazione. Loro sono stati molto contenti di poter collaborare, e gli ho lasciato ovviamente campo libero sulla scelta dei libri, perché anche qui andava la parte emozionale, di cui tra l'altro Giulia Ciarapica ci parlava all'inizio, quindi il coinvolgimento emozionale. È stato, non vorrei dire che è stato semplice, però lo è stato davvero. Cioè, davvero hanno risposto subito in maniera positiva. Poi magari se scrivevo a qualcun altro qualche nome lo beccavo, ci ho detto proprio così. Però con loro è stato semplice e sono persone, come hai visto, che hanno comunque numeri importanti. Grazie mille, bravi, dai, complimenti. Io volevo chiederti, Francesca, Sì. come prima hai parlato di tanti aspetti dei social media e hai citato anche Chiara Ferragni che ha fatto questa testimonial, quindi creando positivamente un'attenzione verso, quindi una fruizione del pubblico. Qual è secondo te lo strumento, se dovessi scegliere uno strumento tra il mare magno della comunicazione per promuovere la biblioteca intesa come sistema bibliotecario, quale sceglieresti tu? Dei brevi video spot.
Conta che adesso magari faccio qualche, oddio, qualche pubblicità a qualche sito di e-commerce, però è come esempio, il libraccio già fa questo genere di attività. Ha contattato i book influencer, alcuni book influencer, chiamiamoli ancora così giusto perché era il titolo della slide dell'intervento, per fare dei brevi video spot, in quel caso su dei libri da consigliare. Quindi sono anche arrivati dopo di noi, vedete, ad esempio, il libraccio ci ha copiato. Quindi perché in realtà non considera che molti di loro sono anche magari vicini al nostro territorio, Perché no? Ad esempio ti parlo di Jessica e di Arianna. Arianna sono nel Pavese, quindi sono veramente a due passi da noi. Quindi in realtà ne avremmo anche sul territorio da contattare e fargli magari uno spot, magari sempre catturando quella parte emozionale, perché non dimentichiamo che tutti loro sono stati bambini, sono stati lettori, e se hanno avuto la fortuna di avere una biblioteca in paese, nella loro realtà sono stati sicuramente fruitori della biblioteca. E alcuni lo sono tutt'oggi. C'è Francia, ad esempio, di Libri e Libretti e Libracci, che spesso pubblica libri che prende in prestito nella propria biblioteca. Quindi in realtà da parte loro c'è anche magari quasi involontariamente una collaborazione, una porta aperta. Sta a noi coglierla. Vabbè, grazie. Grazie a te, Federico. Quasi precisa.